Siamo a Torino, o meglio a Caselle, con Giampiero Calogiuri. E durante questa giornata di sport tu stai facendo un piccolo stage di Krav Maga. Allora, da quanto tempo tu ti occupi di arti marziali? Qual è il tuo percorso formativo? Allora, io ho iniziato da molto piccolo, studiando l'Aikido, proprio la federazione Aikikai, per poi passare al Wing Chun e al Jeet Kune Do negli anni. Poi ho un attimino abbandonato quelle che sono le arti marziali da palestra tradizionali, perché il mio lavoro mi ha portato a viaggiare tanto in Italia. Sono un militare di una forza speciale italiana e anche per questo mi sono trovato benissimo ad apprendere e poi a insegnare il Krav Maga, che è una disciplina prettamente impostata su tecniche militari e efficaci per le forze di polizia. Quello che ho insegnato, che ho fatto vedere adesso, che ho dimostrato oggi, è un'evoluzione del Krav Maga classico, chiamato Boss Concept. È appunto un'evoluzione che prende le sue basi dal Krav Maga e tecniche di Jeet Kune Do, Aikido e Wing Chun. Quindi l'Aikido per il soft control, le tecniche ravvicinate per chiusure della distanza e quindi quello che concerne tutto il combattimento corpo a corpo dal Jeet Kune Do e dal Wing Chun. Magari più tardi faremo un piccolo video tecnico in cui ci farai vedere magari qualche tecnica di Krav Maga. Volentieri. E allora ricordiamo come si chiama la tua associazione e dove si svolgono i corsi. Allora, i corsi si svolgono il lunedì, il mercoledì e il venerdì presso l'Accademia RIA Street Defense, un'accademia che si trova a Venaria, a fianco allo stadio della Juventus. Questa accademia è nata da pochissimo e all'interno ci sono anche altre discipline, quindi un'accademia multidiscipline. Allora ti chiedo, chi può praticare il Krav Maga? È aperto a tutti? Chiunque, ci sono qualsiasi età. Io preferisco per i ragazzi che abbiano superato i 15 anni, per evitare di dare a ragazzini troppo giovani di età una disciplina molto efficace e quindi creare in loro l'effetto contrario di quello che dovrebbe essere una disciplina di difesa personale. Certo. Quindi chiunque, non ha bisogno di preparazioni fisiche incredibili, basta solamente buona volontà, dedizione e capire di studiare una tecnica che è efficace per le aggressioni reali da strada. Allora, ricordiamo come ti possono contattare i nostri lettori del video o della rivista. Allora, ci potete contattare tranquillamente tramite il nostro sito, che è www.realstreetdefenseacademy.com. Allora, adesso andiamo a vedere delle tecniche che dimostrano l'efficacia del Krav Maga. Volentieri.